Amici di Telemolise, siamo all'ex GIL di Campobasso per la mostra dal titolo L'arte salva l'arte. L'iniziativa è del Rotary Club di Campobasso, un'iniziativa che possiamo definire benefica. I proventi infatti saranno utilizzati per restaurare due opere del maestro Paolo Gamba custodite nel convento San Francesco di Sant'Elia a Pianisi. Restate con noi. Michele Rinaldi, presidente del Rotary Club di Campobasso, oggi su iniziativa proprio del Rotary Club di Campobasso si inaugura una mostra all'ex GIL, L'arte salva l'arte. Beh sì, questo è un titolo trovato, ma soprattutto ricercato per il lavoro che si desidera fare. L'iniziativa porta esclusivamente come tema il restauro di due tele del più importante pittore del Settecento molisano, Paolo Gamba, da Ripa Bottoni. Queste due tele sono presenti all'interno del convento dei frati minori Cappuccini in Sant'Elia, Pianisi, e il nostro obiettivo è, attraverso questa mostra, che non è altro che il risultato della donazione di tantissimi artisti, di tantissimi cittadini normali, di soggetti che sono legati al mondo dell'arte, come gallerie. Questa donazione porterà attraverso, chiamiamoli proventi, che poi in pratica sarà una contribuzione che i cittadini daranno per questo tipo di iniziativa e per il valore di questi quadri, e porterà quindi al restauro di queste due tele in Sant'Elia. Possiamo definirla quindi una iniziativa benefica? Sì, no, questa va oltre iniziativa benefica. Qui si è creato intorno al mondo del Rotary e soprattutto intorno a quest'idea, che è un'idea che guarda lontano, no? Non guarda di per sé soltanto alla realizzazione delle due tele, quindi la sistemazione delle due tele, ma guarda in avanti, guarda al Molise, guarda al Molise che si relaziona con il resto praticamente d'Italia, guarda al Molise per cercare di avere una ricaduta positiva di natura economico, culturale, politica e, perché no, sicuramente anche religiosa e anche di tipo enogastronomica. Quali iniziative mette in campo il Rotary sul territorio? Quali sono i principi alla base dell'associazione? I principi che sostengono le iniziative del Rotary da sempre sono i service in favore dei più deboli, i service in favore situazioni di carattere medico. Le faccio un esempio: il Rotary ormai da oltre 20 anni sta lavorando per l'eradicazione della polio in tutto il mondo. Quest'anno, a febbraio scorso, abbiamo definitivamente eradicato la polio in Africa. Esistono ancora due regioni dell'Asia centrale, come il Pakistan e una parte anche dell'Afghanistan, dove persiste ancora questa malattia endemica, però il lavoro lo stiamo facendo. Ma questa è soltanto una parte. Noi ci dedichiamo soprattutto anche nella formazione, nell'aiutare praticamente i cittadini a saper crescere. L'obiettivo è quello di far crescere il sistema intorno a noi, e lo facciamo sempre ed esclusivamente senza interessi personali.
Silvia Valente, lei ha curato il catalogo della mostra e esposta qui all'ex GIL di Campobasso, L'arte salva l'arte. Sì, è vero, quando ho avuto questa offerta, chiamiamola così, dal presidente del Rotary Club di Campobasso, ho da subito sposato l'iniziativa e dunque l'idea di fondo. Credo che questo esperimento, chiamiamolo così, che poi è il primo in assoluto in Molise, sia sinonimo di grande sensibilità nei confronti di quello che è il nostro patrimonio culturale e dunque artistico in questo caso. 52 opere donate da artisti contemporanei, ma non solo, da collezionisti, eredi di grandi artisti, insomma, della nostra tradizione pittorica, ma soprattutto, e questo credo che sia un elemento molto importante da evidenziare, le donazioni sono arrivate anche da artisti che non appartengono, per così dire, al nostro circuito locale, quindi non sono artisti molisani, sono artisti provenienti da altre regioni che fanno capo a alcune gallerie, insomma, che non appena sono state raggiunte dalla notizia, quindi da questo invito, hanno immediatamente deciso di prendere parte a questa iniziativa. E credo che questo appunto sia un elemento molto importante, perché evidenzia, sottolinea quella che è la carica empatica che poi esperimenti come questo, che riguardano la cultura e l'arte in particolare, riescono a generare. Per me è stato chiaramente un onore prendere parte a questo progetto per una nobile causa. Tra altre cose, è un progetto di estrema attualità, di grande contemporaneità, perché rientra in quello che convenzionalmente viene definito mecenatismo diffuso. In questo caso però non abbiamo soltanto dei ricchi facoltosi, insomma persone che con estrema generosità mettono a disposizione le loro risorse per finalizzare un'operazione di recupero di un'opera d'arte, ma in questo caso abbiamo diverse figure professionali nell'ambito culturale e artistico, quindi pittori, fotografi, scultori, operatori culturali, storici e critici dell'arte, restauratori, eredi, collezionisti, ma anche semplici cittadini che, in base a quelle che erano le loro possibilità e ovviamente le loro risorse, hanno deciso di sposare questa nobile causa, permettendoci di, lo speriamo fortemente, di raggiungere il nostro obiettivo. Obiettivo, il fine ultimo infatti è quello di restaurare due tele di Paolo Gamba, custodite nel convento dei frati cappuccini di Sant'Elia Pianisi. Sì, è un'operazione ambiziosa, almeno all'inizio ci è sembrata tale, anche se poi in realtà in corso d'opera ci siamo resi conto di essere circondati davvero da tantissima disponibilità. Paolo Gamba è, a ragion veduta, uno dei più grandi artisti molisani. Un artista forse verso cui non c'è neanche tanta conoscenza o tanta cognizione proprio della portata e della valenza di quello che è stato il suo lavoro. Sono due lunette, quindi due tele, che sono state realizzate nel 1760 da Paolo Gamba e che rappresenta, questo passaggio a Sant'Elia Pianisi per l'artista è stato un passaggio fondamentale, perché da lì poi, da questa maturità espressa su queste due opere, sono scaturite poi una serie di committenze davvero molto importanti, non ultima quella proprio della diocesi di Larino, quindi subito dopo gli interventi di Paolo Gamba anche nel territorio di Larino.